Comincio preparando la frolla montata. Lavoro con le frusta elettriche in una terrina 150 g di burro morbida pomata lasciata a temperatura ambiente almeno per un'ora. Unisco un pizzico di sale e 120 g di zucchero a velo. Ottengo un composto morbido tipo consistenza maionese. Unisco in due volte un uovo intero più un tuorlo leggermente sbattuti. Aggiungo anche l'aroma vaniglia a sentimento. È possibile utilizzare in sostituzione la vanillina. Continuo a lavorare con le fruste elettriche. A questo punto unisco 10 g di amido di mais e 240 g di farina 00. Lavoro fino ad ottenere un composto omogeneo e uniforme. Trasferisco la frolla montata nella sac à poche con beccuccio rigato. Quindi realizzo i biscotti sulla teglia da forno coperta con carta forno. Realizzo prima due spuntoni in questo modo e poi realizzo un piccolo cerchio. Procedo fino al termine del composto. Realizzo i biscotti distanziati tra di loro. Appiattisco leggermente la punta in questo modo. Ora che i biscotti sono tutti pronti, trasferisco la teglia in frigo per almeno 3 ore. Quindi lascio cuocere in forno già caldo e statico a 170 gradi per 15 minuti o fino a quando i biscotti risulteranno leggermente dorati. Una volta cotti, lascio raffreddare per bene. E ora decoro con il cioccolato bianco fuso e il cioccolato fondente, sempre fuso. Ed ecco a voi, miei carissimi amici, i biscotti Olsetti di pasta frolla montata. Sono dei dolcetti golosissimi, perfetti da preparare insieme ai più piccoli, ideali per la colazione, per la merenda, ma anche per un compleanno. Sono semplici, veloci da realizzare, ma soprattutto sfiziosi, perfetti per intrattenere i più piccoli e farli divertire in cucina. E ora cosa aspettate a prepararli?